Pizzeria La Pia, la centenaria, alla Spezia, via Magenta 12 e centro commerciale Kennedy. È calcio d'agosto, ma è una sfida subito decisiva, quella dei 32esimi di finale di Coppa Italia tra Pordenone e Spezia, che si incontrano al Tegel. Due squadre che hanno ottenuto la salvezza nel proprio rispettivo campionato, la Serie B, il Pordenone, e la Serie A per la prima storica volta, invece lo Spezia, adesso affidato a Thiago Motta. Spezia che è la prima squadra a rendersi pericolosa con il sinistro da fuori di Daniele Verde, rientrato dal prestito. Scalda subito i guantoni di Perisan, che risponde presente, dice è soltanto calcio d'angolo, ma è lo Spezia che insiste con Ebrima Colley, che chiede, ottiene lo scambio con Nicolau. Arriva il momento del tiro, esce Perisan, porta vuota, ci prova Verde con il sinistro che è alto sopra la traversa, ma è lo Spezia la squadra migliore, approfitta anche dell'errore in impostazione del Pordenone, l'apertura di Maggiore per il sinistro da parte di Verde, impegna nuovamente questa volta con le gambe Perisan, che chiude in calcio d'angolo una nuova volta. Da calcio d'angolo Verde con il sinistro dentro per il colpo di testa di Erlich, è in vantaggio lo Spezia con pieno merito, e il colpo di testa del difensore sblocca il risultato, vantaggio dello Spezia, primo gol in gare ufficiali per lo Spezia, targato Thiago Motta, che continua a giocare meglio e ad attaccare con un pallone mosso verso l'area di rigore, respinto per un attimo, lo prende Nicolau che calcia fortissimo e trova un fantastico gol, quello del 2-0. Il sinistro favoloso dell'ex giocatore dell'Empoli, che fissa il 2-0, non sta capendo nulla nel corso del primo tempo il Pordenone, che si vede in netto svantaggio. A inizio secondo tempo prova a recuperare la squadra di Paci con il lancio dentro, Folloruncio viene agganciato fallosamente da Risto, è calcio di rigore, possibilità di riaprire la partita, sul dischetto va lo stesso Folloruncio che non sbaglia, riapre il match, il gol dell'1-2 siglato dal giocatore arrivato in prestito dal Napoli, ex Regina. Pordenone che prova a crederci al pareggio, c'è la possibilità per Biondi che calcia gol destro ma trova soltanto l'esterno della rete. Allora da calcio di punizione lo Spezia ancora pericoloso, la battuta di Colley, il movimento di Maggiore che viene agganciato fallosamente in area di rigore da Misuraca, il VAR di Aureliano convince Gersini, è calcio di rigore. Allora Ebrima Colley ristabilisce il doppio vantaggio da parte dello Spezia, è 1-3 al Tegil, prova a prendere il largo nuovamente la squadra di Thiago Motta, si complica il pomeriggio per quella di Paci, ancora in attacco lo Spezia fino alla fine, Colley in area di rigore dentro per Giasi che calcia di prima e trova la traversa, ma il risultato da qui alla fine non cambia, è lo Spezia a controllare la partita e a guadagnare il pass per il prossimo turno di Coppa Italia. Spezia batte Pordenone 3-1. Pizzeria La Pia, la centenaria, alla Spezia, via Magenta 12 e centro commerciale Kennedy. Ristorante pizzeria La Tavernetta, via Fiume 57, La Spezia, per una serata in simpatia a base di pizza oppure con piatti tipici. Sara Assicurazioni, il futuro assicurato, qualunque cosa succeda.